cosa l'Antartide regala allo sguardo stupefatto dei suoi visitatori. La nostra spedizione nel grande continente bianco attraversa i luoghi più spettacolari delle isole Shetland del Sud e della penisola antartica. Finalmente il sesto continente, il continente di ghiaccio, che si presenta in tutta la sua magnificenza, con le sue montagne e le sue nevi eterne. L'Antartico è un ambiente perfetto. Sono venuto qui 28 anni fa e mi sono subito innamorato della perfezione che regna in questo mondo, così diverso dal resto della Terra. Ammiro il grande equilibrio dove la mano dell'uomo non ha toccato nulla. Qui gli uomini sono pochissimi, rinchiusi nelle loro basi lunari. Mi fa estrañar siglos atrás realmente. Mi fa male pensare che fra 400 o 500 anni tutto ciò potrebbe sparire. Visto quello che sta combinando nel resto del pianeta, qui dell'uomo non se ne sente proprio il bisogno. I veri abitanti di questi spazi sconfinati sono i pinguini, che incontriamo distribuiti in varie colonie lungo la penisola antartica. Sono gli ultimi giorni di svago per i buffi animali. Tra una settimana i pinguini se ne andranno e queste coste rimarranno deserte, ricoperte dal ghiaccio del lungo inverno polare. In questa epoca dell'anno il pinguino è più un pesce che un animale terrestre. Infatti resta in mare aperto anche per anni. Viene sulla terraferma solo per riprodursi. Questi sono giovani che scoprono il loro nuovo mondo. Tutto quello che vedete è in funzione di quello che faranno dopo. Si allenano e si preparano a quello che dovranno affrontare da grandi. Sbarcati in mattinata nella Baia delle Balene, alcuni membri dell'equipaggio nuotano insieme a qualche pinguino freddoloso nelle acque geotermali riscaldate dal magma. Siamo a Pendulum Cove, sull'orlo di un vulcano che testimonia l'attività sismica della zona. L'ultima eruzione è stata negli anni 70 e ha formato il cratere che vedete alle mie spalle. Distrusse una vecchia baleniera costruita da pescatori cileni sulla spiaggia, dove ci sono le pozze di acqua calda. La caccia alle balene è vietata da molti anni. Lungo la costa della penisola antartica se ne incontrano molti esemplari. L'estate sta finendo e si dirigono verso nord. Siamo stati molto fortunati. Tre balene sono venute vicino alla nave. È un animale curioso. Le acque dell'isola Livingston sono uno dei posti migliori nel mare antartico per osservare le balene. Questi mari sono molto ricchi di krill antartico, un minuscolo crostaceo che rappresenta l'alimento base per pesci, balene, foche, leoni marini, pinguini e numerosi uccelli marini. Questo ecosistema di fondamentale importanza ecologica rischia di non sopravvivere. La calotta di ghiaccio che ricopre l'Antartide si sta sciogliendo letteralmente come un ghiacciolo. Ogni anno perde infatti circa 152 chilometri cubi di acqua. Prima volta, Antartida, 3 di dicembre. Pensa, la prima volta sono venuto qui nel 1973. Era una spedizione scientifica. Sono un testimone oculare, perciò ascoltami bene. L'Antartico si sta sciogliendo. Allora c'era molto più ghiaccio. Era impossibile arrivare sino a qui. Anche gli animali erano molto più numerosi. Sono passati solo 30 anni. La sopravvivenza di questo continente meraviglioso è in pericolo. Sicuramente il viaggio al Polo Sud è un'esperienza diversa da tutte le altre, resta scolpita nella memoria.
la nostra nave si prepara a tornare da dove è partita, mentre giornalisti, fotografi, grandi viaggiatori ricordano l'incredibile esperienza. Tu non devi fissare, non devi pensare a cosa vuoi vedere nell'Antartide, perché è l'Antartide che ti fa vedere quello che vuole lei. Quindi non devi pensare domani voglio vedere questo, voglio vedere quello, perché ogni giorno è completamente diverso, quindi ogni giorno ha un'esperienza, un'emozione diversa, un paesaggio, un'immagine, una fotografia. Quindi quello che vedi oggi non è quello che vedi domani. Davvero faccio fatica a descriverlo, è troppo sotto tanti aspetti. Io ho fatto 80 paesi, quindi qualcosa pensavo di aver visto. Qui siamo oltre. Questo paesaggio così forte che ti avvolge, ti quasi è perfino invadente nel tuo modo di essere e sembra quasi che ti respinga fino a poi accoglierti con questo mare così calmo, ti entra dentro. Questo è un viaggio favoloso, ritengo che sia il viaggio della vita, perché soprattutto per me che faccio fotografie è il viaggio nel bianco assoluto. La cosa che mi viene in mente è la purezza, cioè non ho mai sperimentato un ambiente così puro. Questa è la cosa che forse più mi è rimasta. Mi piace molto questo termine, la purezza, l'assoluto, la potenza di questa natura che giustamente l'uomo non riesce a dominare. Mi fa molta impressione anche il fatto di avere la terraferma, la terra degli umani, distante oltre 1000 chilometri. L'essenza del viaggio è non è turismo, questo è davvero viaggio, davvero scoperta, davvero sacrificio, non è una gita. Sì, direi che lo stretto di Drake si è comportato, penso, come nella norma, però io ritengo che ne valga la pena assolutamente, cioè disposto a star male 1, 2, 3 giorni, perché poi gli ambienti che abbiamo visto, che abbiamo vissuto, sono effettivamente impagabili, no? Sì, ti fa pensare quando arrivi che metti piede sulla terra, ma che ci metti piede in queste condizioni estreme. Quindi quando